pratica alla scuola secondaria di primo grado completa la proposta dei lavori precedenti, nonché il nuovo PEI in prospettiva biopsicosociale ed ecologica e costruire il nuovo PEI alla scuola secondaria di primo grado. Questo volume offre un lavoro specifico dedicato all'impostazione degli interventi educativo-didattici e delle corrispondenti attività operative alla scuola secondaria di primo grado. Proprio come è possibile intuire dal titolo, PEI in pratica alla scuola secondaria di primo grado, questo volume offre spunti pratici operativi pronti per essere messi in atto nella vostra classe. Infatti, uno dei punti di forza del volume è proprio quello di avere tra le sue autrici e i suoi autori veri insegnanti che tutti i giorni si trovano a operare in classe e a collaborare, a co-costruire, a co-progettare una didattica inclusiva. Nello specifico il volume si articola in una prima sezione più riflessiva e teorica, in una prima introduzione, e poi in due sezioni estremamente pratiche e operative. Questa prima introduzione, che fa da cornice a tutto il volume, offre alcune riflessioni e commenti che abbiamo raccolto grazie a tutte e tutti coloro che hanno risposto ai nostri questionari nell'anno scolastico 2021-2022 e che hanno, questi questionari, analizzato 5 aspetti del nuovo PEI. Il primo, il ruolo del GLO, il secondo, la corresponsabilità educativa, il terzo, il contesto e l'ambiente educativo, il quarto, le osservazioni e gli interventi sulle quattro dimensioni e il quinto, il percorso curricolare e la valutazione. Questi risultati vengono commentati e arricchiti dalle riflessioni dell'esperto Flavio Fogarolo e vogliono essere uno spunto, una spinta e uno spunto per poter realizzare realmente il nuovo PEI secondo il decreto interministeriale 182 del 2020 e le conseguenti linee guida e la prospettiva biopsicosociale ed ecologica che è stata proposta dai ICF ma che risuona anche all'interno di questo nuovo modello nazionale del PEI. Successivamente viene approfondita l'importanza della coprogettazione, della collaborazione e della codocenza per poter realizzare un PEI realmente inclusivo. Questo viene fatto all'interno di un capitolo scritto e curato da Dario Janes, da Sofia Cramerotti e da Benedetta Zanni. Da ultimo, prima di passare alle due sezioni estremamente operative del volume, viene offerta una situazione reale di coprogettazione all'interno del contesto scolastico, curata da un insegnante della scuola secondaria di primo grado, nonché Carlo Scataglini. Nella prima sezione del volume vengono poi delineate le quattro dimensioni del PEI, nonché le quattro componenti essenziali di una programmazione individualizzata e quindi di un piano educativo individualizzato. Per ogni dimensione e sottodimensione vengono offerte delle schede didattiche finalizzate al potenziamento delle dimensioni, in quanto nodi fondanti per la partecipazione alle attività didattiche delle varie discipline, delle varie materie scolastiche e viceversa. Come vedrete, troverete dei QR code che potrete inquadrare e che vi apriranno delle videopillole che vi permetteranno di accedere a dei contenuti più dettagliati delle quattro dimensioni a livello generale e poi di ogni singola dimensione nello specifico. Nell'ultima sezione invece vengono proposte delle attività didattiche pratiche per ciascuna disciplina, per ciascuna materia scolastica, sempre evidenziando l'importante raccordo con le quattro dimensioni offerto nel capitolo precedente. Anche in questo caso le attività proposte sono state costruite dalle insegnanti e dagli insegnanti che tutti i giorni progettano e coprogettano una didattica inclusiva. Anche in questo caso troverete dei QR code che vi permetteranno di accedere a delle videopillole che delineano in modo approfondito le metodologie didattiche inclusive scelte per quelle attività operative da fare in classe. Troverete il titolo dell'attività, troverete l'autrice o l'autore dell'attività. Troverete poi dei pallini sulla destra che vi indicano il livello di difficoltà e di complessità dell'attività proposta e troverete poi in modo articolato diversi paragrafi. Il primo che affronta l'alunno o l'alunna e il contesto classe e lo descrive. Il secondo che delinea la progettazione tra docenti, quindi come questa è avvenuta. Viene poi offerta una piccola premessa per poi proseguire con le finalità e gli obiettivi dell'attività,
con il raccordo con le quattro dimensioni del PEI, questo importante scambio che c'è sempre tra quattro dimensioni del PEI e le attività curricolari in classe che troverete all'interno del volume, le strategie e gli approcci metodologico-didattici utilizzati, viene poi descritta l'attività e l'organizzazione dell'ambiente per poi passare alla valutazione e alla verifica e concludere con delle riflessioni conclusive che permettono di guardare che cosa ha funzionato e che cosa magari potrebbe essere migliorato.